Inizio in grande stile allo stadio olimpico gremito in ogni ordine di posti. Per l'incontro più interessante della prima giornata fra Roma e Fiorentina il pubblico ha risposto come nelle grandi occasioni. Numerosa la rappresentanza dei tifosi toscani. In campo giallorosso l'entusiasmo è alle stelle per le ottime prove fornite dalla Roma di Herrera in Coppa Italia. E l'avvio di Losi e compagni non può essere più felice. È della Roma il primo gol del campionato realizzato dopo soli 30 secondi da Taccola. L'azione, iniziata da Bette e Santarini, viene proseguita da Cordova con un lancio verso D'Amato. L'ala riesce ad avere la meglio su Mancini e serve Cordova, che smista a Taccola ben appostato al centro dell'area. De Sisti tenta il contrasto, ma Taccola riesce a mettere a segno con un tiro angolato. L'Olimpico esplode e l'entusiasmo sarebbe ancora maggiore se Cordova, al termine di questo spunto, riuscisse a fare centro. La Fiorentina si scuote e passa al contrattacco. Rizzo serve di precisione Maraschi. Gran tiro e splendida risposta di Pizzaballa che blocca su Amarildo. Ora è De Sisti a tentare il gol, ma il portiere romanista sventa con bravura in angolo. Taccola replica in contropiede, lo spunto è brillante, ma la conclusione è fiacca per impensierire Superchi. Le redini del gioco, comunque, continuano ad essere in mano alla Fiorentina. Sul cross di Rizzo, Santarini salva in angolo e al 23esimo l'arbitro angonese annulla giustamente un gol di Maraschi per fuorigioco dello stesso centravanti. Prima della conclusione del tempo, Rizzo, servito da De Sisti, spedisce il pallone contro la traversa e Pizzaballa lo mette definitivamente sul fondo. Elenio Herrera appare soddisfatto quando l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo. La gara riprende e la Fiorentina continua ad attaccare con insistenza. Il gioco praticato dagli uomini di Pesaola è veloce e incisivo. A centrocampo De Sisti, Merlo, Rizzo e Pirovano impongono i diritti della loro classe. Il pareggio giunge al 14esimo. De Sisti raccoglie una respinta di Pizzaballa e Amarildo segna con una tempestiva deviazione. La gara torna ad essere aperta a qualsiasi soluzione. Una punizione di Cordova sorvola di poco la traversa, poi è Rizzo a bruciare le mani a Pizzaballa con una stafilata di rara potenza. Il portiere comunque salva in angolo su Amarildo. Sull'altro fronte si mette in luce D'Amato, Superchi non trattiene il pallone e Taccola spreca la favorevole occasione. Ora tocca alla Fiorentina tentare la via del gol. Merlo si destreggia in area, ma Maraschi imita Taccola sparando sull'esterno della rete. Ancora due tentativi della Roma prima dell'episodio che deciderà la gara, dopo un tiro di Santarini e ancora Taccola a fallire il bersaglio. Al 41esimo Merlo va via in velocità, rimette sul centro e Maraschi realizza con abile tocco. Con questo gol la Fiorentina si aggiudica per 2-1 il confronto con la Roma. Questa volta l'uscita dal campo di Herrera non è accompagnata da grida di entusiasmo, ma la strada è lunga e il mago già medita la rivincita.